caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Per il nostro allenamento quotidiano oggi vi propongo Rudolf Abel. Rudolf Abel, leggo testualmente da Wikipedia, nato l'11 luglio 1903 e morto il 15 novembre 1971, è stato un agente segreto sovietico. Aveva operato ovviamente in maniera segreta durante la Seconda Guerra Mondiale ed era rimasto anche negli anni successivi e il 21 giugno 1957 venne arrestato e condannato a 30 anni di carcere, di cui ne scontò però solamente 4. Infatti Rudolf Abel rimaneva importante per la rete spionistica sovietica e quindi il governo sovietico propose che il 10 febbraio 1962 avvenisse uno scambio di spie. Ecco, questo scambio è il centro, è l'oggetto della narrazione del film tratto da queste vicende, del film che Steven Spielberg ha realizzato nel 2015 dal titolo Il ponte delle spie. E il nostro Rudolf Abel è in realtà Mark Rylance, che è l'attore che interpreta Rudolf Abel nel film e che gli ha fruttato una interpretazione toccante ma misuratissima, veramente un equilibrio tensivo mirabolante. E infatti questa interpretazione gli ha fruttato il premio Oscar come migliore attore non protagonista nel 2016. Questo Rudolf Abel è protagonista sia oggi che domani, perché ci sono un paio di situazioni veramente significative e direi anche edificanti, soprattutto quella di domani. Il film racconta anche del rapporto tra Rudolf Abel e il suo avvocato James Donovan, interpretato da Tom Hanks. I dialoghi tra i due sono i momenti più belli, a mio parere, dell'intero film e in ben due occasioni James Donovan nota un aspetto del carattere di Rudolf Abel davvero molto molto istruttivo. Questo aspetto del carattere di Rudolf Abel emerge per la prima volta in questa scena che segna il primo incontro tra Abel e Donovan, dove James Donovan si offre come suo avvocato e Abel accetta la sua proposta. Cominciamo da qui. Se lei ha deciso di non collaborare con il governo degli Stati Uniti... Ho deciso. Sì. Allora non parli con nessuno del suo caso, che sia del governo o no, a parte che con me nella misura in cui si fida di me. Io ho il mandato di assisterle, soltanto io. Francamente tutti gli altri vogliono mandarla sulla sedia elettrica. Va bene. Non mi sembra allarmato. Ma... servirebbe. Il secondo momento in cui si ripresenta questo stesso carattere è alla fine, verso la fine, quando avviene sul ponte lo scambio tra le spie. Però, Rudolfo, non c'è la possibilità che... Che i miei finiscano per uccidermi? Sì. Non è preoccupato. Servirebbe. Ecco, io non mi ero mai posto la questione del preoccuparsi in termini di servizio o di utilità. Ma è una domanda davvero strepitosa. Servirebbe preoccuparsi? Se mi preoccupo, che beneficio ne traggo? Uno potrebbe dire ne trae beneficio poi di allarmandoti, di correre ai ripari o di riuscire a porre le misure necessarie per superare l'emergenza o superare quello che ti preoccupa. Beh, questo è assolutamente vero. Però è anche vero che queste stesse misure le puoi impiegare senza vivere nella preoccupazione. Riuscire perciò a separare lo stato emotivo dallo stato operativo.
sarebbe per me un risultato straordinario e una strategia davvero molto efficace. Se la preoccupazione può essere l'elemento che accende l'intervento, cioè che precede l'azione, allora può contenersi in uno spazio-tempo molto limitato. Se invece la preoccupazione diventa uno stato abitudinario, il carattere che abbiamo, che manifestiamo nel momento in cui la vita procede nel suo modo consueto, ovvero tra alti e bassi, tra eventi imprevisti e situazioni invece previste, tra successi ed errori, tra riuscite e non riuscite. Ma il punto fondamentale in Rudolf Abel, che ci pone dalla sua esperienza estrema, perché prima prigioniero, che rifiuta peraltro la collaborazione, quindi rischia sul serio la sedia elettrica, e poi l'imprevedibile ritorno in patria dopo lo scambio delle spie. Effettivamente Rudolf Abel non aveva la più pallida idea di cosa gli sarebbe successo. Preoccuparsi prima però di quello che potrebbe accadere servirebbe a qualcosa? Questa è la grande domanda. A cosa serve preoccuparsi? Soprattutto quando, e questo lo sappiamo tutti, il 90% delle nostre preoccupazioni sono soltanto stati mentali. Ebbene, la buona notizia è che quando è rientrato in Unione Sovietica, Rudolf Abel non soltanto non venne maltrattato dal regime sovietico, ma anzi ricevette l'ordine di Lenin e divenne insegnante alla scuola ufficiali del KGB. Preoccuparsi prima, perciò, non sarebbe servito proprio a niente. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.